Buona domenica da Međugorje, mi trovo sul piazzale delle prime confessionali a Međugorje e vorrei parlarvi del santo protettore dei fratri, confessori di Santo Leopold Bogdan Mandić. E non è un caso che la sua statua si trova proprio a fianco alle prime confessionali. La statua è realizzata in grandezza naturale in bronzo dal scultore italiano di nome Carmelo Puzzolo. E questo dietro di me è il primo blocco, le prime confessionali costruite nel 1990, cosiddette internazionali. Nei primi anni delle prime apparizioni, Međugorje disponeva di solo 4 celle confessionali. Dopo 10 anni si è vista la necessità di costruzione di nuove confessionali e sono nate queste 25. Qui vengono a confessarsi italiani, ma anche i pellegrini dell'altra parte del mondo, perché qui possiamo vedere le targhette di varie lingue, quindi vengono fatte le confessionali in varie lingue del mondo, tipo inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese. Questo non so neanche quale lingua è, olandese, polacco, e non è raro neanche vedere le targhette arabo, cinese mandarino, cinese cantonese, lebanese. Međugorje è spesso denominata la più grande confessionale del mondo. Sono tantissime testimonianze delle persone che hanno provato un grande desiderio, addirittura dopo 20 anni o più, di andare e riconciliarsi con Dio a Međugorje. San Leopold Bogdan Mandić nasce in una famiglia croata cattolica come ottavo figlio, in città di Erzegnovi, odierna Montenegro, città ortodossa. Nei 16 anni entra in convento di frati cappuccini in Udine e dopo un breve soggiorno nelle città di Zara e Fiume in Croazia, torna in Italia dove passa il resto della sua vita. Vive a Padova per più di 40 anni e è stato sempre riconosciuto e molto amato come frate confessore. Davanti alla sua cella confessionale le file erano sempre lunghe e lui confessava per più di 10 ore al giorno. Era di una salute debole, ma neanche le malattie, la stanchezza, fame o il caldo dell'estate lo fermavano. Era buono e sempre dava e non dava mai troppo grande le preghiere della penitenza. Nel 1983 Papa Giovanni Paolo II lo proclama santo e una volta la sua tomba è stata aperta e il corpo è trovato intatto. A Padova c'è la cappella dedicata a San Leopold Bogdan Mandić e a Međugorje. Quando tornerete, non perdete di fare una preghiera davanti a questo santo simpaticissimo, che era basso, per dire piccolo, era alto solo 1,40 m, ma di un cuore e anima vasti e grandi. Con questo video io vi saluto da Međugorje e buona giornata.